Buongiorno, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. Partiamo con la cronaca. Partirà domani in Abruzzo la vaccinazione anti-Covid per gli oltre 71.000 bambini da 5 a 11 anni. Le quattro ASL abruzzesi stanno già predisponendo luoghi dedicati dove vaccinare i più piccoli alla presenza dei pediatri. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Al via in Abruzzo la vaccinazione anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Ogni ASL abruzzese dovrà realizzare percorsi dedicati ai più piccoli all'interno degli hub esistenti, dove saranno presenti anche i pediatri. La cosa importante è che ci siano spazi dedicati, quindi non promiscuità con le vaccinazioni, diciamo, di massa, chiamiamo così, per cui ogni ASL si è organizzata, chi nei SIESP, chi all'interno degli hub, chi all'interno dei distretti sanitari, ma comunque tutti i percorsi dedicati. La platea da vaccinare sono circa 71.000 giovani tra i 5 e gli 11 anni. Il tipo di vaccino è il Pfizer, però a dosaggi ovviamente più bassi. Si parte domani, già dalle 8 alle 20 di stasera ci si potrà prenotare, quindi è obbligatoria la prenotazione. Ci si prenota e poi c'è stato il coinvolgimento dei medici di medicina, dei pediatri di libera scelta. Quindi ci saranno i pediatri a vaccinare questa categoria, perché essendo una categoria, come dire, delicata anche per l'età, si parte dai bimbi più vulnerabili, quindi quelli che hanno delle patologie, e poi da bimbi che vivono con pazienti immunodepressi. Che rassicurazioni date ai genitori? Ma io dico questo, che oggi la vaccinazione è una, questa vaccinazione è una vaccinazione che oramai ha superato davvero tante prove. Sono stati vaccinati milioni e milioni di persone. Sono stati vaccinati anche ragazzi dai 12 anni in su, per cui adesso si scende di una, diciamo, un minimo di età, ma con un vaccino, ripeto, che ha subito tutti i controlli dovuti, diciamo, secondo quelli che sono poi i passaggi che un vaccino deve fare per essere poi messo in commercio. Quindi, diciamo, mi sento di tranquillizzare tutti i cittadini, soprattutto mi sento di indicare la vaccinazione, anche perché si cominciano a vedere alcuni casi di ricoveri di bimbi di 9-10 anni, che magari hanno anche altre patologie, però insomma, ecco, ripeto, così come facciamo tanti vaccini ai nostri figli, io credo che sia opportuno fare anche questo tipo di vaccinazione, considerando che, secondo alcuni studi, questa vaccinazione continuerà anche nei prossimi anni, per cui insomma, se riusciamo a dare fin da adesso un'immunizzazione importante. Si fermerà anche l'Abruzzo per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati CGIL e UIL. A risentirne maggiormente potrebbe essere il trasporto, ma comunque sono garantite alcune fasce di lavoro. Lo sciopero non riguarderà il settore sanitario. Stefano Recanati. Domani, giovedì 16 dicembre, sciopero generale di 8 ore indetto da CGIL e UIL per i lavoratori sia pubblici sia privati. Previste però alcune esclusioni. Non si ferma ad esempio la sanità, esonerata sin dall'inizio, e neppure la scuola, che ha già incrociato le braccia venerdì 10 dicembre scorso. Esclusi anche i settori delle poste, alle prese con la scadenza del pagamento IMU, oltre ai servizi ambientali. Si fermano invece i trasporti, ad eccezione di alcuni servizi e aziende a livello territoriale. Le motivazioni dello sciopero riguarderebbero la rottura del tavolo con il governo sul tema della riforma fiscale. Noi riteniamo che il ridisegno delle nuove aliquote debba privilegiare i redditi più bassi e non ovviamente penalizzarli, e su questo abbiamo detto a Draghi e al governo che, così come sono disegnate, le nuove aliquote non vanno bene. Altro tema fondamentale è quello del precariato, che la pandemia ha amplificato notevolmente. Noi dobbiamo superare in questo paese la precarietà del lavoro, che è soprattutto legata alle nuove generazioni, e dare alle nuove generazioni un percorso lavorativo certo, in modo tale da potersi costruire una vita individuale e collettiva il più possibile stabile, certa e duratura. Insieme per la giustizia è lo slogan che accompagnerà la mobilitazione, che prevede anche manifestazioni in 5 piazze italiane, a Milano, Bari, Cagliari, Palermo e a Roma. Nella capitale, in Piazza del Popolo, l'intervento dei segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Dall'Abruzzo verso Roma partiranno 30 pullman. Io chiedo alle lavoratrici e ai lavoratori di aderire allo sciopero, ai pensionati di scendere in piazza con
con noi, ai precari di scendere in piazza con noi, stare vicino tutti quanti insieme per far sì che quella parte più debole del nostro paese possa avere le giuste risposte proprio in un momento di grande difficoltà che la pandemia si è trascinata dietro. E parliamo di aree interne. È stata approvata in Consiglio regionale la legge proposta dalla maggioranza di centrodestra per contrastare il declino demografico. Previsti fondi per i residenti. Il servizio di Paolo Renzetti. Grazie agli emendamenti fortemente voluti dalla Lega, anziché 90 saranno 166 comuni interessati dall'intervento per contrastare il declino demografico nelle zone interne. Questa legge approvata in Consiglio regionale persegue la finalità attraverso la quale si vuole restituire una nuova vita ai bellissimi borghi della nostra regione che sono interessati dallo spopolamento. Così il consigliere regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, che spiega che sarà riconosciuto per un triennio un contributo di 2.500 euro per nucleo familiare che trasferirà la propria residenza entro 90 giorni dall'accoglimento della domanda in un comune di montagna della regione Abruzzo e che la mantengano per almeno 5 anni, pena restituzione delle somme percepite. È una legge proposta dall'intera maggioranza, voglio ricordare che il primo firmatario è stato il presidente della regione, è una legge a cui abbiamo lavorato e anche contribuito con emendamenti migliorativi rispetto alla stesura iniziale. È una legge che si propone di dare uno stimolo a quelle famiglie che magari immaginano di tornare nei comuni montani abruzzesi a vivere la loro vita o che in qualche modo possa scongiurare la possibilità del pericolo che invece vadano via dai paesi montani con un paio di strumenti che è l'assegno di natalità per i nuovi nati e il contributo al trasferire la propria residenza in questi comuni che sono individuati rispetto a delle specifiche accordi con l'Unione Nazionale dei Comuni Montani che sono 166 comuni sotto i 3.000 abitanti e che hanno anche storicamente negli ultimi 5 anni una perdita, un calo demografico abbastanza elevato. Centrosinistra sostiene che questa legge non aiuta i centri montani del nostro interno. Ma il centrosinistra che comunque ha votato la norma poi come spesso accade in aula o sulla stampa fa delle critiche e poi però vota le norme, quasi sempre vota le norme che noi proponiamo. È evidente che non è la panacea di tutti i mali. Non è con una semplice legge, con un contributo solo, un contributo economico, seppur di un certo peso, che si può scongiurare un pericolo o comunque un processo che è in atto da anni, ma certamente è un segnale che insieme a tutti altri, a tanti altri segnali che stiamo cercando di dare in questi 2 anni e mezzo di governo, devono spingere o possono spingere anche a livello culturale le persone a immaginare che vivere in un centro montano della regione Abruzzo sia comunque qualcosa di positivo. Non è solo un aspetto economico, bisogna guardare al complesso, certamente bisogna migliorare la viabilità e lo stiamo facendo, bisogna interconnettere l'Abruzzo ad altri aspetti, quindi anche turistici e culturali, lo stiamo facendo, la Regione Abruzzo ha vissuto negli ultimi 2 anni, nonostante la pandemia, dei numeri importanti sul turismo, tutte queste cose insieme possono e devono dare dei contributi affinché le persone decidano di spostarsi, di tornare a casa magari o comunque di rimanere in quella che è la loro casa, nel loro comune montano. Ettore Picardi, il nuovo procuratore di Teramo. Picardi ha sostenuto l'accusa nel processo di appello sulla Sanitopoli abruzzese che il 14 luglio 2008 travolse la giunta regionale e culminò con l'arresto dell'allora governatore di centrosinistra Ottaviano Del Turco, di assessori, consiglieri regionali e manager. È stato anche il PM che ha condotto l'inchiesta sull'omicidio nel 2011 di Melania Rea, per il quale il vedovo Salvatore Parolisi sta scontando una condanna a 20 anni di reclusione. Oggi il plenum del CSM ha nominato Ettore Picardi, attualmente sostituto alla Procura Generale dell'Aquila, procuratore di Teramo. La nomina è avvenuta a maggioranza, 11 i voti a suo favore contro i 9 andati al suo concorrente, il procuratore di Vasto Giampiero Di Florio. E voltiamo pagina, onorificenze al merito per l'impegno contro il Covid sono state riconosciute e consegnate questa mattina alla prefettura di Chieti e il prefetto annuncia che i prossimi riconoscimenti verranno dati a coloro che hanno sostenuto e lavorato in questi mesi di vaccinazione.
La cerimonia annuale per la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica ha visto a Chieti insigniti del prestigioso riconoscimento coloro che nei rispettivi settori si sono adoperati e hanno lottato contro il Covid. L'onorificenza al merito della Repubblica, istituita nel 1951, è stata consegnata stamane a Chieti al luogotenente dell'esercito in congedo Luigi Esposito e per la Guardia di Finanza all'appuntato Nino D'Angelo e al brigadiere Achille Filippone. Per l'Arma dei Carabinieri al maresciallo Giuseppe Marrone e al luogotenente Salvatore Gemino. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, premiato il sostituto commissario Antonio Ucci e per il settore sanitario premiati i medici Antonio Candeloro e l'infermiere Michele Cozza. Tra i civili insigniti del riconoscimento anche rappresentanti della società che hanno dato il loro contributo in favore della collettività durante l'emergenza pandemica. Nicola Sciulli della cooperativa Croce Gialla di Lanciano e Antonio Mancini, fondatore dell'associazione di protezione civile NOT, Nucleo Operativo Teate. Tra i premiati anche il giornalista Vincenzo Lalla di Vasto. È una giornata particolare per chi ricopre un ruolo di governo, perché in quel momento sente sulle proprie spalle il peso di dover rappresentare lo Stato verso chi è stato eccellente. È un grazie che lo Stato vuole dire: tu sei riuscito a fare qualcosa di più, anzi hai fatto qualcosa di più che non ti veniva chiesto di fare. Ti sei prodigato per fare nel tuo mestiere, nel tuo lavoro, nel tuo impegno anche sociale o di volontariato, un qualcosa in più che ha dimostrato che le tue attitudini erano qualcosa che usciva fuori dall'ordinario. Sono emozioni vere, mi creda, ed è giusto che questo premio venga dato in un luogo come la prefettura, che è il Palazzo di Governo, appunto. In questo momento loro sentono e avvertono l'istituzione a loro vicina. 66 provvedimenti di inibizione a tesserarsi e o rivestire cariche o incarichi presso il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate o gli enti di promozione sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati ad atleti nei confronti di persone coinvolte a vario titolo nell'uso e nel commercio di sostanze ad effetto dopante. Sono stati emessi dal Tribunale Nazionale Antidoping dopo le segnalazioni fatte nel corso del 2021 dai carabinieri dei NAS di Pescara alla Procura Nazionale Antidoping. Nel corso dell'anno, inoltre, gli ispettori investigativi antidoping del NAS abruzzese hanno sottoposto a controlli antidoping in competition 28 atleti, per alcuni dei quali sono ancora in corso le analisi presso i laboratori specializzati del CONI. Le discipline nelle quali sono stati fatti controlli antidoping sono la pallavolo maschile e femminile, il calcio, la pallacanestro e l'atletica. Voltiamo pagina, firmato questa mattina il decreto con il quale Fabrizio Valloscura rientra a far parte della giunta comunale di Silvi. Oltre alla figura di vice sindaco, Valloscura sarà coordinatore politico per quanto riguarda il PNR, il servizio di Stefano Recanati. Dopo un lungo tira e molla, Fabrizio Valloscura rientra dalla porta principale del municipio di Silvi e sarà ancora una volta il vice sindaco. Sì, diciamo, dopo l'azzeramento di giunta c'è stato un momento di confronto, anche se un po' lungo, e in un certo senso mi fa piacere rientrare con le nuove responsabilità. Ecco, fa piacere perché comunque ci sono degli obiettivi importanti da qui al prossimo futuro. Sicuramente da qui al prossimo futuro si parlerà molto di PNRR, il sindaco mi ha voluto offrire insieme a tutti quanti i coordinatori degli altri partiti questa responsabilità di coordinamento del tavolo politico. Anche perché nell'ultimo periodo, nel passato, ha portato a termine dei importanti progetti, anche una stima per questo. Ma io penso che quello sia stato il mio biglietto da visita, anche se non sono l'unico fautore di quel successo, ci sono altri partner che hanno contribuito, però diciamo che ha avuto un ruolo importante e penso che la decisione del sindaco di darmi questa importante di questo importante incarico ci sia anche quel fattore. Ecco, adesso c'è la possibilità di arrivare però a fine mandato più serenamente e arrivare ai primi risultati anche per i cittadini. Ma io al sindaco dico: stiamo amministriamo, c'è un presente da portare avanti e un futuro da programmare. Per il futuro ci sarà tempo, per il presente diamoci una mano.
col sindaco, adesso gli animi come sono? Ma io al sindaco ho chiesto una collaborazione leale. Io dalla mia parte la farò, come ho sempre fatto in questi 3 anni, e continuerò a farlo. E sicuramente penso che a questo punto anche lui sarà leale con me. Adesso arriverà la firma, le deleghe sono quelle che aveva già, e in più c'è questa del PNRR. Sì, diciamo che rientro nella posizione precedente con tutte le mie deleghe e la figura di vice sindaco, in più questo incarico importantissimo. Silvi, che cosa ha bisogno da cui può prendere risorse dal PNRR? Ha bisogno di tanti progetti, Silvi, abbiamo bisogno di sviluppare strade, parcheggi e molto sulla transizione ecologica, che adesso va molto di moda, e io penso che questa sia la chiave di tutto quanto. Anche perché poi arriva l'estate e l'estate sappiamo che per Silvi è una cosa importantissima. Beh, diciamo che oltretutto siamo un paese turistico e quindi è importante, quindi anche l'aspetto del paese attuale bisogna portarlo avanti, delle opere che sono iniziate bisogna cercare di finirle nel più breve tempo possibile e migliore possibile. Donare il sangue è un gesto di grande altruismo. Presentata questa mattina a Teramo la campagna di comunicazione sociale del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo, realizzata con Avis, Croce Rossa e Fidas. Attualmente in Abruzzo ci sono 30.000 donatori attivi, ma con la pandemia si registra un decremento di donazioni. Tania Bonici Castelli. Il dono più bello che puoi fare. Parte oggi la campagna di comunicazione sociale sulla donazione del sangue, realizzata dai volontari abruzzesi di Avis, Croce Rossa e Fidas e con il coordinamento del Centro Servizi per il Volontariato d'Abruzzo. Un braccio femminile e un braccio maschile, distesi nell'atto di generosità più grande, la donazione del proprio sangue per salvare altre vite. Il volontariato si basa principalmente sul dono, cioè sul fatto che una persona desidera impegnare una parte di sé al servizio della collettività, delle persone che incontra, del bisogno che ha incontrato. È qualcosa che muove il cuore in qualche maniera e ha a che fare anche un po' con la donazione del sangue, no? Perché il cuore è la nostra pompa, pompa il sangue nel corpo fondamentalmente. Doniamo il sangue, ma doniamo anche il nostro tempo. Assolutamente sì. Io quando mi è stata proposta questa cosa da parte di chi ci ha lavorato, principalmente la delegazione di Teramo che da anni fa questa attività di comunicazione sociale, ho immediatamente pensato alla importanza che ha il dono, perché il dono non è un... qui si chiama donazione del sangue, ma in realtà è un vero e proprio dono di sé, è un dono di una parte importante di sé, di una parte costitutiva e che permette a noi di vivere. Quindi è come in qualche maniera riversare verso gli altri un'attenzione che ci mette in gioco personalmente, e questo è questione di tempo e anche di cuore. Gli ultimi dati diffusi dal Centro Regionale Sangue hanno evidenziato nel 2020 un calo progressivo del numero dei donatori totali di sangue, attualmente 30.000, con un decremento pari al 2,6%. Complessivamente però la rete di donazione ha retto bene in Abruzzo, nonostante la pandemia da coronavirus. Come va la donazione del sangue in Abruzzo? Ci sono scorte sufficienti? Diciamo che in Abruzzo le scorte sono, diciamo, leggermente sufficienti, anche perché c'è una programmazione in atto sotto l'egida del Centro Regionale del Sangue, il dottor Colamartino, che ha programmato settimanalmente la necessità di raccolta di sangue, sempre finalizzato alle necessità della Regione Abruzzo. E diciamo che in questo momento particolare sta avendo una diminuzione soprattutto di plasma, la raccolta di plasma, ma per quanto riguarda il sangue possiamo ritenerci soddisfatti perché i donatori rispondono quotidianamente alla richiesta di questa necessità. Alla campagna di comunicazione sociale del CSV Abruzzo hanno partecipato in qualità di volontari Piero Assenti nel ruolo di Art Director e i fotografi Amalia e Stefano D'Alessandro, questi ultimi anche volontari della Croce Rossa. Ed entriamo nel clima delle festività, cori gospel e spettacoli teatrali nel periodo natalizio. Presentato questa mattina a Pescara, a Palazzo di Città, il programma degli eventi natalizi promossi dall'Assessorato alla Cultura. Paolo Renzetti.
Assessore, questa mattina in conferenza stampa avete presentato il cartellone degli eventi culturali che ci saranno a Pescara nel periodo natalizio. Tanti gli eventi in programma. Sì, gli eventi in programma sono tanti e sono soprattutto rivolti ad una vasta e variegata cittadinanza, perché io ho cercato di soddisfare quelle che possono essere le aspettative un po' di tutti, a partire dai bambini, a partire dai più un pochettino dai giovani, quindi un po' più grandicelli, e anche per quanto riguarda rivolta anche alle famiglie, quindi anche ai genitori. Ci saranno delle iniziative in giro per la nostra città, nella nostra città al centro, ci saranno dei cori gospel, ci saranno delle manifestazioni degli artisti di strada che faranno delle manifestazioni, degli eventi nella parte di Pescara Vecchia. Ci sarà un evento molto importante, anche quello della presentazione di un disco da parte di Michele Di Toro il 18 all'Aurum alle 18:30, e poi una manifestazione a cui ho tenuto tanto ed è stato un sogno per me realizzarla, è quello di fare un mini festival delle orchestre concertistiche della nostra città, dei ragazzi, perché per me è importante dare spazio ai giovani, far salire sul palco i giovani, perché studiano tanto, fanno tantissimi sacrifici e quindi è giusto che anche loro abbiano un ritorno, delle soddisfazioni. E questo verrà fatto all'Auditorium Flaiano il 21 e il 23 dicembre alle ore 21. Poi c'è anche una rappresentazione teatrale organizzata dalla ENDAS, il Folletto Pasticcione, dedicato un po' più ai bambini, e si terrà alle 18:30. Ci sono tante manifestazioni, tanti cori gospel, tanti concerti all'Auditorium Petruzzi, all'Auditorium Cerulli, al Teatro Cordova, insomma chi più ne ha più ne metta, e ho cercato di soddisfare un po' le aspettative di tutti quanti. Sarà un Natale gioioso, un Natale festoso, ed è bello che sia così, perché abbiamo tutti voglia di uscire da un periodo buio e quindi di stare insieme e di festeggiare. E siamo alla pagina sportiva. Il Pescara dei Giovani ha dato segnali confortanti che ora vanno confermati nelle ultime due partite del 2021. Le due trasferte di Imola e Ancona sono queste in particolare. Sul fronte societario la querela sui bilanci sembra non avere conseguenze di impatto per il club. Andrea Costantini. Due vittorie nelle ultime due partite hanno riportato un po' di sereno, almeno in campo, in casa Pescara. Impossibile fare voli pindarici, aspetto sul quale è stato chiarissimo in primis il tecnico Auteri. Troppi gli errori fatti, troppi i punti lasciati per strada, solo la necessità di migliorare partita per partita e macinare punti. Questo è il senso delle parole intrise di mea culpa del tecnico siciliano dopo il match di domenica sera. Un nuovo inizio fatto di scelte meritocratiche, di minuti in campo forniti per quello che si dimostra negli allenamenti e non per nome o per quelle che sono le possibili aspettative. Gioca chi convince, ecco perché in queste due partite ad esempio hanno trovato posto in panchina Ivar Inzita, Memusciai, Frascatore, e si è data fiducia ai giovani che proprio sul campo hanno dimostrato un rendimento più all'altezza, Veroli e Diambò, poi Pompetti e Sorrentino che sono tra i primi 11 in pianta stabile, e Chiarella che oscilla tra la titolarità e una delle prime alternative per il fronte d'attacco. E nelle ultime partite sta emergendo anche Nicola Rauti, che con la Pistoiese ha realizzato il suo secondo gol in biancazzurro. Lui e Chiarella ora insidiano Dursi, che continua ad essere una delle principali delusioni. Per ora Auteri sta insistendo, ma il tempo potrebbe essere scaduto per l'ex Bari e Catanzaro, proprio a partire dal match di domenica a Imola per l'ultima di andata. Pescara ha chiamato a confermare i miglioramenti delle ultime settimane contro una imolese che è stata una delle rivelazioni della prima parte della stagione, per poi calare decisamente nell'ultimo periodo. Due punti nelle ultime sette partite e KO nelle ultime due gare casalinghe. Oltre ciò, anche una penalizzazione di due punti per irregolarità formali legate al passaggio di proprietà avvenuto in estate. Sentenza di secondo grado per la quale il club farà ricorso al CONI. Uno squalificato per parte, Rizzo e Vona, e probabile panchina per gli ex Nicolas Belloni da una parte e Michael De Marchi dall'altra.
Circa i fatti fuori dal campo, alcuni chiarimenti sono stati dati due giorni fa a Replay dal revisore contabile e commercialista Camillo De Stefanis, più volte consulente della Procura della Repubblica. Per la società non ci sono rischi sul fronte sportivo né complicazioni per eventuali trattative societarie. Il procedimento più impattante sarebbe stato il precedente sulla responsabilità degli amministratori, ex articolo 2409, che si è esaurito con epilogo positivo per il club. Su questi procedimenti, ex articolo 2423, coi bilanci 2015, 16 e 17 dichiarati nulli in primo grado, De Stefanis aggiunge: il bilancio può essere visto da un punto, da un lato accademico, e allora la perfezione, scusate, ma non esiste, e si può vedere da un punto di vista reale. In effetti queste poste che sono state contestate, a parte che sono state sanate, ma sono state esaminate anche da altri giudici colleghi, i quali non hanno rilevato irregolarità. Bilancio sono 2015, visi formali, 2016. Tant'è che l'efficacia è quella di riscrivere una delibera assembleare. Quindi sostanzialmente siamo di fronte, tra parentesi, siccome ho visto che poi l'attualità, quelle poste attenzionate dal giudice già sono state ampiamente sanate. Oggi doppia seduta per il Teramo in vista della trasferta di Reggio Emilia, nella quale non ci sarà Soprano, fermato per una giornata dal giudice sportivo. Non andrà in panchina il tecnico Guidi, squalificato per due turni. Ieri a Pro Teramo ha partecipato l'agente Carlo Di Renzo, che ha commentato il periodo della squadra e fatto il punto su uno dei due assistiti, il baby sul ricchio. Il servizio. Col Teramo nelle ultime partite mi sembra di aver visto un'involuzione. Mi sembra di aver visto un'involuzione, a parte la partita fuori casa. Vedo in mezzo al campo una squadra con pochissime idee, poco fraseggio, sia in fase di interdizione che in fase di impostazione. È una squadra messa veramente, veramente male. Secondo me con alcuni giocatori sopravvalutati. E quando è così bisogna stare molto attenti, perché può essere un'annata molto pericolosa. Quando ti parlo di alcuni giocatori sopravvalutati, ti parlo anche del reparto difensivo e del reparto offensivo. Perché ti dico questo? Perché a Teramo si è parlato sempre di alcuni difensori, senza fare nomi, che sembravano destinati alla B e alla A, però poi sostanzialmente vai a vedere, sono dei normalissimi giocatori di Lega Pro. Lo stesso discorso vale davanti, dove ci sono buonissimi giocatori, perché io reputo Bernadotto un grandissimo attaccante per la categoria, però quando in una squadra metti troppe scommesse e troppi giocatori che vengono da un'annata difficile, le scommesse ne puoi fare una, due, non quattro, cinque, solo in un reparto, e davanti ci sono tante scommesse di giocatori che l'anno scorso non avevano fatto un buon campionato. Senti, ma sul Ricchio che mi dici? Sì. Se era un ragazzo 2004-2003, dicevo, deve crescere in prima squadra e magari si ritagliava il suo spazio, ma essendo un 2006 deve andare altrove a cercare le sue fortune. Poi la formula o il modo non è importante, perché sia a me che al ragazzo non ci interessa la palla, aspetto puramente economico, ma ci interessa solo l'aspetto tecnico. Quindi per me, se lo vogliono dare in prestito, lo vogliono dare definitivo, lo vogliono dare in una sorta di compartecipazione, un riscatto, contro riscatto e cavoli vari, per noi non è importante. Per noi quello che è importante è che il ragazzo vada a giocare, e oggi per lui, secondo me, rimanere nel Teramo, si sta perdendo un giocatore, si sta facendo un grosso danno. Il ragazzo deve andare via. Passiamo alla Serie D. Alle 14.30 si disputa il recupero dell'undicesima giornata di Serie D tra Castelnuovo e Fiuggi. Per le ultimissime ci colleghiamo con Stefano Recanati. A te Stefano. Buon pomeriggio a tutti voi, squadre che hanno fatto appena il loro ingresso in campo qui al comunale di Castelnuovo. Si recupera l'undicesima giornata del girone di andata, quando il Fiuggi fu fermato da Cassi
Covid, allora andiamo subito a darvi nello schieramento delle due squadre con il Castelnuovo che si schiera in campo con Natale, Sant'Adriano, Tancredi, Tangemi, Marianeschi, Terrenzio, De Gidio, Alfieri, Ripa, Emili e Ragni, allenatore Guido Di Fabio che porta con sé in panchina Scardillo, Pulsoni, Orlando, Prestiani, 40, Ludovici, Modugno, Camara e Morelli. Risponde il Fiuggi con Iri, Pizzitelli, Potenza, Forgione, Sovè, Thomas, Rocchi, Loduca, Tajani, Trabotta e Turzo. In panchina con Fabrizio Romondini ci sono Stecco, Frattaga, Sbarra, Tucci, Gallinari, Meloni, Franz, Cipriani e Costa. Arbitrare in conto il signor Carlo Palumbo di Bari, coadiuvato da Antonio Alessandrino di Bari e Giovanni Francesco Massari di Molfetta. Castelnuovo che viene da un momento veramente no e vuole invertire la rotta, intanto gara che è partita proprio in questo istante, quindi 14:30 in punto, come dicevo Castelnuovo che vuole invertire la rotta, stessa cosa la vuole fare il Fiuggi che arriva però da due sconfitte consecutive, ma in queste settimane la formazione di Fiuggina ha perso diversi giocatori, si gioca da 16 secondi 0-0 il parziale, linea che può tornare a voi. Grazie Stefano ed è tutto per questa edizione, l'appuntamento con il TG6 è per le 19 di questa sera per la prima edizione serale. Grazie, arrivederci.